I ragazzi, io non finirò mai di ringraziarli, stanno regolando emozioni uniche, straordinarie, stanno facendo un campionato bellissimo, di tutto rispetto, certo c'è stato qualche piccola scivolata, però non si può ipotizzare di vincere sempre, e purtroppo diciamo l'incidente di percorso come quello di Gravina ci può stare, e lì siamo scivolati in maniera un po' ingenua, però sono convinto che il campionato non è assolutamente chiuso, non è assolutamente chiuso. Certo, il Taranto, per sperare, dobbiamo andare a vincere a Picerno, quella è una gara per noi fondamentale, però io sono fiducioso, perché il Taranto visto con la Gelbison, il Taranto visto con Nardò, anche in 10 dove non se ne accorta nessuno, perché abbiamo giocato in 10, si fanno per sperare. Poi io voglio comunque ricordare a tutti che ricordo sempre questa gara fatta in casa col Picerno, dove purtroppo non siamo riusciti a vincere, abbiamo giocato 95 minuti sotto porta. Io sono fiducioso, io sono ottimista, è chiaro che se dovessimo vincere noi a Picerno e dovesse vincere Cerignola col Picerno, credo che, come dice Roberto all'ultima giornata, possiamo immaginarci qualsiasi scenario, e Bitonto che si è complicata la vita, chissà, è probabile pure, guarda, nella pazzia, uno spareggio Taranto-Cerignola alla fine, perché se il Picerno dovesse perdere tutte e due le partite, comprometterebbe addirittura la situazione. Tutto può essere, potrebbe che vince, se il Picerno dovesse battere il Taranto-Cerignola, andiamo, gli stringiamo la mano e chapeau, meritato ampiamente la vittoria, però ritengo che non è chiuso. Noi stiamo bene, siamo in una condizione di forma, la squadra è tosta, è cattiva e ha gli attributi per poter andare a Picerno e fare risultato bene. Io ci credo, io sono fiducioso, io sono innamorato di questi ragazzi, stanno qualcosa di bello calcisticamente parlando, e sono convinto che i ragazzi risponderanno per la maglia, per la società, per i blasoni, per la città, per loro stessi, di questo grande campionato che non vogliono buttare via. Se dovranno battere il Taranto, lo dovranno fare con grande forza e con grandissima determinazione in altre squadre. Io ci credo, la squadra ci crede, io sono convinto che è un campionato che si deciderà, se non credo all'ultima, tantissimi presidenti tutta Italia, in tutte le parti dove venivano buttati fuori dalla finestra tanti di quei soldi che a metà ne bastava. Oggi invece la situazione è diversa, se vogliamo vivere dobbiamo fare programmazione, dobbiamo fare l'imprenditore del mondo del calcio. Il Taranto lo stiamo ristrutturando, voi sapete tutti che abbiamo preso una società che era fortemente indebitata, lo stiamo ristrutturando in tutto e per tutto, e per, oltre a ristrutturare bisogna fare determinate programmazioni. Taranto ha un bacino d'utenza di ragazzi importanti, possono nascere tanti di quei talenti calcistici, ma al di là di tutto noi dobbiamo essere forti, entrare nelle parrocchie, entrare nelle chiese, faremo dei percorsi con la scuola, faremo dei percorsi ovunque ci siano bambini, ragazzi di qualsiasi genere, perché noi comunque dobbiamo portare entusiasmo, dobbiamo passare alla passione del calcio e dobbiamo creare i tifosi del domani, perché per i tanti anni di assenza hanno solamente generato i tifosi dei grandi club, no? Per quando non era presente per tanti anni il Taranto che noi pensavamo. Io sono convinto che individuando questo percorso noi otterremo dei grandi risultati, ed è inevitabile, se vogliamo stare in piedi dobbiamo programmare, altrimenti sono d'accordo, è così, un fatto di campato per aria.